Allora, buongiorno. Buongiorno. Devo dire che è un grande piacere per me parlare dopo la bellissima conferenza di Bordo. Chiaro Giuseppe, è un grande piacere per me parlare con voi dopo questa linda conferenza di Bordo. E voglio raccontarvi anche un po' di quello che è stato il processo nel costruire il team del nostro panel, perché ha avuto molto significato per me. Io vi raccontavo a voi proprio la nostra viaggio per costruire il nostro panel. Perché tutte le volte che ci siamo incontrati è stato un processo, secondo me, creativo e che è passato. Perché tutte le volte che ci si incontrò teve questo processo creativo e passiamo dall'emozione dell'ansia, eravamo tutti un po' ansiosi, da emozione dell'ansia, perché tutti noi stavamo molto ansiosi, all'emozione del piacere, a emozione di prazer, il piacere di incontrarci, il prazer di incontrarci, di scoprire le nostre differenze, di scoprire come a gente è differente un dall'altro, e anche lo spirito comune che ci portava ad essere così per una simmetria oscura insieme in questo pannello. E também esse spirito comune che ci ha portato per una simmetria che ci permettiu a gente si incontrare, si sentì uguali come agli altri si incontrare. Ascoltando Bobo mi è stato più chiaro perché ouvindo Bobo mi sento di mai visto perché il Scientific Committee, il comitato scientifico ha scelto il tema della poesia del corpo. Qual è il motivo di perché fu scelto questo tema, la poesia del corpo? Perché prima cercavo di ragionarci ma non riuscivo a comprenderlo pienamente e profondamente. Perché anzi stavo pensando sopra questo, riflettia sopra questo, ma non ci ho intendito completamente il perché questa cosa. E poi mi sono detta, la poesia è il linguaggio. E poi io disse a me stessa, la poesia è il linguaggio. E il più famoso libro di Lowen è Il linguaggio del corpo. Il più famoso libro di Lowen è La linguaggio del corpo. In un senso il corpo rappresenta la nostra narrazione. E in un sentido il corpo sta parlando della nostra storia. Ma parlare di poesia significa cambiare paradigma. Ma parlare di poesia vuol dire mudare di paradigma. Significa allontanarci da un paradigma diagnostico. Quer dizer, fica ir longe da um paradigma diagnóstico, mas... E seguire profondamente quello che in fondo Lowen aveva sempre fatto. E seguir o que Lowen sempre fez. Perché se credo che se ha impattato tanta gente... Porque se ele conseguiu conectar com tanta gente... E perché ha parlato di cose profonde. E perché parlò di alcune cose molto profonde. Di cose a volte tragiche nella vita. Di cose molto tragiche da vita. Ma i suoi libri hanno sempre avuto la capacità di toccare il cuore di tutti. Ma i suoi libri sempre tiveram la capacità di toccare il cuore di cada uno. Però a volte la deformazione di essere troppo clinici. Porém, às vezes, a deformação de ser muito clínico ci aveva allontanato dall'unire, ci faz embora dessa união. L'aspetto scientifico, a parte científica, con l'aspetto poetico, com a parte poética, che ognuno di noi come terapeuta deve avere, che todos nós terapeutas temos que ter. Anche credo che ci ricorda la poesia del corpo, che ogni corpo è unico. E io também acredito che la poesia del corpo sta lembrando che cada corpo è unico. Esattamente così come ogni poesia è unica, non c'è una poesia uguale all'altra. Proprio come cada poesia è unica, non esiste una poesia che è uguale all'altra. E così come i poeti sono in grado. E così come i poeti conseguono
di avvicinarci al mondo delle emozioni, levar a gente nesse mundo de emoção, e di farci comprendere l'inspiegabile, e di explicar pra gente che a gente non tem explicação dentro, di dare parole, di dar palavras a passioni nascoste, di dar palavras a queste nostre passioni che sono escondite. Così il terapeuta deve avvicinarsi al paziente, al cliente. Neste modo o terapeuta deve incontrare il suo paziente o il suo cliente. Quindi, così come i poeti sono persone profondamente empatiche, então, assim come os poetas têm tanta empatia verso la vita, per la vita, così è così importante che il terapeuta sia empatico con la persona. È importante che il terapeuta também tenha essa mesma empatia, essa mesma conexão com as pessoas. E quindi credo che questo sia importante proprio nel cambiamento del nostro paradigma. E então eu penso que é proprio isso que é importante na mudança do nosso paradigma. Come noi guardiamo, questo ci ha ricordato Bob, come noi e anche Virginia, il modo con cui noi guardiamo. Come noi guardiamo, ci ha ricordato Bob e anche Virginia. L'importanza di guardare di come guardiamo ai nostri pazienti. Ah, l'importanza di come a gente olha aos nossos pacientes. E come ha enfatizzato Osvaldo, dobbiamo guardarli come un poeta, senza giudicare. E come falou Osvaldo, a gente tem que olhar como se a gente fosse un poeta, sem condicionamento. Senza il bisogno quindi di cambiarlo a tutti i costi. E sem precisar trasformar de qualquer modo aquela pessoa. E quindi rispettare il sé profondo di ogni persona. Questo então rispettare proprio il sé profondo di cada persona. Questa è la mia idea della poesia del corpo in analisi bioenergetica. Esta è la mia idea della poesia del corpo in analisi bioenergetica. Anche c'è un'espressione in napoletano, tem un modo napoletano di parlare, che quando ci piace veramente qualcosa, che quando gostiamo molto di alguma cosa, che può essere comida, una persona, il sesso, qualsiasi cosa, sesso, noi diciamo è una poesia, noi diciamo in questo modo, isso è già una poesia. E questo riporta anche ad un aspetto importante, che spesso... Isso leva a gente in un altro lato che è molto importante. Noi identifichiamo la poesia con la bellezza. Che a volte a gente fa questa ligazione tra poesia e bellezza. Con il piacere. Con prazer. Con tutto ciò che è romantico nella vita. Con tutto ciò che è romantico nella propria vita. Questo io credo sia la poesia romantica che ci aiuta ad affrontare tante cose. Io credo che sia la poesia romantica che aiuta a gente nella vita a incontrare le varie situazioni nella propria vita. Perché ci dà il gusto della vita, appunto. Perché il sapore a gente pega nessa situazione della vita. Ma credo che c'è una poesia anche molto importante che spesso a cui dobbiamo dare attenzione. Ma credo che tem também una poesia molto importante che precisa dare attenzione. Che è la poesia epica. Che è la poesia epica. Quella dei guerrieri. La poesia dos guerreiros. Ed è importante quando dobbiamo affrontare non la vitalità, non il piacere. È importante quando a gente non è che tem che incontrare con energia vitale o con prazer, ma quando dobbiamo confrontare gli aspetti più difficili della nostra esistenza. Ma quando na frente da gente tem os obstáculos mais difíceis. Quando dobbiamo affrontare l'invecchiare. Quando a gente tem che incontrare con ficar velhos. E l'invecchiare bene. E di accettare. Accettando. La realtà del nostro corpo. Accettando proprio la realtà deste nostro corpo. Accettare i cambiamenti del nostro corpo. Accettando che il nostro corpo va a si trasformare.
accettare ciò che non ci piace del nostro corpo. Accettiamo tutto quello che ci non gusta del proprio corpo. Questa è la lotta con il nostro corpo che ogni giorno viviamo. Essa è la guerra con il nostro corpo che ogni giorno ci vive.